Ed eccoci qui per questa ultima lezione pensata per le persone che hanno una dipendenza dalle sostanze. Non è mai troppo tardi, ci siamo detti all'inizio, non è mai troppo tardi per capire qual è il meccanismo che ci rende schiavi, perché la dipendenza è la perdita della libertà di usare o non usare le sostanze. Oggi di cosa parleremo? Parleremo della motivazione a cambiare, della ricaduta e faremo un po' di schemi generali di terapia, senza entrare nello specifico, cosa che abbiamo visto per le singole sostanze, le terapie specifiche, le abbiamo visto precedentemente, degli obiettivi generali di terapia. Purtroppo, quando si ha una dipendenza, si è al centro di un buco nero, ma non è colpa del dipendente, purtroppo, è colpa anche per larga parte di chi avrebbe lo scopo di curarlo. Perciò la formazione universitaria è assolutamente insufficiente in questo, non viene fatta a nessun livello, né a livello dei psicologi, né a livello dei medici, degli infermieri, eccetera. Medicina di base, perciò è deficitaria su questo compito, la medicina ospedaliera, specialistica, non ne parliamo. C'è un paradosso, i pazienti tendono ad abbandonare la terapia quando migliorano. Adesso questo non va bene, è come se io mi accontentassi una volta che ho la pressione alta, ho il diabete, la glicemia è messa bassa, la pressione si mette a posto perché prendo una terapia, quando questa si mette a posto io sospendo la terapia. È intuitivo che la glicemia si rialzerà di nuovo come la pressione. Fondamentalmente i pazienti tendono a fare un po' di testa loro, cioè dottore non le prometterò di cambiare, ma farò di tutto per farglielo credere. Perché tante volte poi il paziente si vergogna a dire al proprio medico che non segue le sue indicazioni. E d'altra parte i medici hanno delle colpe ben precise. Il tempo del parlare è ormai stato cronometrato che un medico interrompe il paziente che comincia a parlare dopo 18 secondi. Dice vabbè, ho capito, no? Ed è un peccato perché il paziente le cose più importanti non le dice all'inizio. Non è che fa una scaletta e dice le prime cose importanti quando ha un problema. È come se avesse una reticenza, le cose più importanti le dice alla fine del suo discorso e quindi dovrebbe essere lasciato parlare anche quando fa una pausa. Raramente i pazienti non interrotti parlano per più di 3 minuti, perciò è tutto un vantaggio lasciarli parlare perché il tempo del parlare è un tempo terapeutico. Ok, purtroppo quando noi abbiamo un problema, fumo, bere, droghe, eccetera, e chi ci sta vicino tende a farcelo notare in maniera anche molto, molto rude. Però ciò che il nostro familiare ci dice, guarda, ti stai distruggendo con la droga, con la cocaina, eccetera, ha assolutamente ragione. Però quello che lui ritiene essere un cattivo comportamento, noi lo riteniamo buono per noi, cioè lo troviamo utile. Questo soprattutto all'inizio, quando le droghe non ci hanno ancora privato della libertà. E chiaramente in questa fase qua noi siamo ambivalenti, cioè oscilliamo tra l'essere pronti a cambiare e non essere assolutamente pronti. E il fatto che le persone a noi vicine ci gridino in faccia le nostre contraddizioni non aiuta, anzi a volte rafforza nel lasciami in pace, me l'hai già detto mille volte, ho capito, non sono scemo. Questo autore greco di 600 anni prima di Cristo diceva che l'abitudine rende sopportabili anche le cose più spaventose. Niente, Ovidio diceva che niente è più forte di un'abitudine, ma è anche vero che un'abitudine si vince con un'altra abitudine. E dobbiamo considerare la dipendenza come un'abitudine al cubo, elevata all'ennesima potenza. Questo è importante, cercate di seguirmi perché questo è molto importante, perché vi fa capire quali sono gli stadi del nostro cambiamento? Allora, la prima base c'è la precontemplazione, che può essere spiegata così. Non è il mio problema. Ma devi smettere di fumare, basta, ti sta distruggendo la cocaina. Guarda, fatti gli affari tuoi. Guarda, non ne parliamo, non ho intenzione di parlare. Può durare tantissimo. Ci sono persone che finiscono in ossigeno perché non respirano più e continuano a fumare. Fino alla fine. Si può andare avanti, è un cambiamento che avviene a scatti, a gradini, non è graduale come la nascita dell'orologio. Si può passare alla fase della contemplazione, che può essere parafrasata dicendo: certo, è vero, io ho questo problema, e caspita, so io quanta tosse ho fumando quando so io che ho ormai, insomma, alla mattina mi sveglio, devo bere perché se non bevo veramente faccio fatica a fare le cose. Però
E questo però la dice lunga, è come se annullasse tutto ciò che viene detto prima. Questo non è il momento. Lo scatto successivo è uno scatto importante, è quello della determinazione. Cioè, voglio cambiare, adesso basta. Mi sono rotto le scatole, adesso basta, devo cambiare. Adesso quello che c'è da fare, c'è da fare. Peccato che la determinazione, così importante per il cambiamento, perché questo è un cambiamento reale, dura poco. Dura quel mesetto che se noi aspettiamo, perdiamo uno slancio. Perciò è importantissimo, questo lo sottolineo, ho portato da casa questo messaggio qua. Nel momento in cui siamo determinati, dobbiamo giocarcela, perché è lì che abbiamo la carta buona per vincere il giro. Quando poi si passa in terapia, cioè in qualche maniera smetto, un qualsiasi, lasciate perdere la modalità, smetto, siamo in azione. Questi due autori, di cui uno di origine italiana, di Clemente, che hanno pensato questa ruota, dicono che quando una persona è in azione, questo stadio dura di solito un 3 mesi, un 6 mesi, non di più. Nel senso, quando sono in azione, dopo un po', passo l'azione, sto risolvendo il mio problema, il mantenimento, per il momento ho risolto il mio problema. Come uno dice, ma tu non fumi più? No, sono 2 anni che non fumo. Ah, caspita, eccetera, finché dura. E naturalmente il senso è la leggerezza. Ho raggiunto un obiettivo, caspita, l'avessi fatto prima, sto bene. Ok, purtroppo. A questa fase può succedere, può andando avanti la ruota, possiamo arrivare alla fase della ricaduta, prima di uscire da questo cerchio. Ma uscire da questo cerchio delle dipendenze purtroppo non è tanto facile, non perché sia difficile arrivare allo stadio del mantenimento, ma perché la ricaduta è un po' dietro l'angolo e tante volte il processo è lungo. Il cambiamento è un fenomeno complesso, vedete, la capacità di fare cosa? Perché? Devo avere degli obiettivi per cambiare. E come? Come li realizzo? Le opportunità fisiche, sociali? Chiedo aiuto a un servizio specifico? Certo, ma sono distanti 50 km dalla mia casa e non ho la patente. Non ho l'opportunità di farlo, anche volendo. E la motivazione, abbiamo detto. In poche parole, possiamo valere solo ciò che riusciamo a immaginare. Questo dipende anche dai servizi che devono creare delle offerte, delle opportunità per le persone dipendenti che in maniera che loro possano immaginare di vedersi liberi dalle sostanze. Il percorso della motivazione, della determinazione, l'azione può essere molto lungo all'inizio, come può essere molto breve. Ci sono 3 fattori importanti per il cambiamento, come avere 3 parole d'ordine, e servono tutte e 3. Solo 2 non bastano. La prima chiave è questa, la frattura interiore. Devo cambiare. Poi dice, vabbè, non è sufficiente. No, non è sufficiente. La seconda è, devo cambiare e c'è il penso di potercela fare. La terza è, devo farlo ora. La disponibilità al cambiamento lo devo fare adesso. Queste 3 cose. Devo cambiare, penso di potercela fare, devo farlo ora. Queste sono le 3 condizioni necessarie per cambiare. Guardiamole una alla volta. La frattura interiore, no? È quella dolorosa percezione che non va bene. Non posso andare avanti così, no? Uno dice, devi toccare il fondo, no? Quanti lo diciamo? Toccare il fondo non va bene, in questo caso qua, perché una persona si sente talmente male, talmente di aver aspettato troppo e che sia troppo tardi, che toccare il fondo porta, per esempio, ad avere la necessità di usare sostanze. Tante volte invece, quando la frattura è appena accennata, beh, insomma, non è un così gran problema, bevono tutti, cosa si vuole andare a guardare, una canna, chi è che non se la fa, no? È la minimizzazione, no? Anche magari quando il problema è grosso. L'autoefficacia è la seconda cosa importante, la seconda chiave per cambiare, è la fiducia nella propria capacità di raggiungere un obiettivo. Sento che ce la posso fare, oppure con un po' d'aiuto penso di farcela. E una ferita troppo aperta è una paralisi comportamentale, non ce la farò mai. Ormai sono 20 anni che uso eroina, per me l'idea di cambiare vita vorrei, ma la vedo così distante che non riesco a immaginarmi, no? E l'onnipotenza tipica delle persone dipendenti, smetto quando vogliono. Allora, il cambiamento comportamentale è quando la frattura è giustamente aperta, perciò non minimizzante e non però paralizzante. L'autoefficacia va sostenuta, ok? Perché anche da parte di chi sta vicino, perché tante volte invece sì, anche da parte dei congiunti si tende a fare leva sul senso di colpa, guarda te cosa hai fatto, sì, cambia, però guarda ormai quei disastri che hai fatto. Ed è uno sbaglio enorme, perché in quel momento lì dello sforzo a cambiare non si deve far sentire il senso di colpa perché agisce esattamente in senso contrario. Questa non è una situazione, non siamo davanti al confessore dove dobbiamo pentirci molto per
ottenere la soluzione. Dobbiamo cambiare, per cambiare dobbiamo avere una spinta. Perciò in quel momento lì non è il momento di fare pesare tutto il passato, è il momento di dare la spinta e poi si parlerà. Una volta che starai bene faremo il bilancio. La disponibilità al cambiamento è il momento, devo muovermi ora, non dopo le feste, dopo Ferragosto, eccetera, perché se aspetto allora la motivazione sarà annacquata, si sarà spenta. Questo è molto importante. E la motivazione è tutto? No, la motivazione è importantissima nelle prime fasi del cambiamento, in un processo lungo, che può, ci possono volere mesi o anni per una dipendenza, la motivazione è fondamentale per cominciare un percorso. Segue una seconda fase, specialmente quando ci segue un terapeuta, ma ci sta vicino anche un familiare, un amico, che è quella che è contingency management in inglese, ma semplicemente, caspita, sto veramente meglio, ma ti rendi conto quanto stai meglio? Certo, me ne rendo conto. Questa fase è la fase del bilancio e perciò dice, guarda, sono veramente contento della mia scelta del cambiamento. Ma non dura tantissimo, perché? Perché dopo un po' ti abitui a stare bene. Cioè, non è che tutte le volte dici, ah, anche oggi non ti droghi più. Sì, se sono passati 20 giorni è importantissimo che qualcuno te lo dica, ma se sono passati 2 anni, che senso ha? Se abbiamo fatto una terapia di prevenzione della ricaduta, questa dura a lungo. Questa, quello che avremo imparato è un'onda lunga che ci accompagna anche dopo mesi o dopo anni. E questo che dovrebbe fare il terapeuta, perché purtroppo, come abbiamo visto altre volte, la ricaduta, quando si torna a bere, a fumare, a usare sostanze, può essere dietro l'angolo, perché è una malattia cronica recidivante che ha tendenza a volte a ricadere. La ricaduta non va drammatizzata, ma nemmeno sottovalutata. Chiaramente è solo un incidente di percorso, però se continuiamo a sbagliare, poi la ricaduta diventerà completa. Le scuse, no? Uno si scusa e dice, no, è stata una volta sola, sto passando momenti di inferno, cosa vuoi che ti faccia una volta sola? Minimizza, no? Che effetto farà dopo tanto tempo, come curiosità, no? Ebbene, ci sono 7 situazioni, le abbiamo un po' già viste, le guardiamo con più attenzione, che sono le situazioni ad alto rischio, quelle che ci fanno vacillare o che ci possono portare a sbagliare. Stati emotivi e negativi. Conflitti interpersonali, conflitti in famiglia, conflitti sul lavoro tendono a portare alla ricaduta, alla risoluzione delle sostanze, le pressioni sociali. Le occasioni. Verifica dell'autocontrollo è ancora più subdolo. È un anno che non fumo. Vorrei fare una prova, accendo una sigaretta, a vedere che effetto mi fa. Condizioni fisiche negative, la malattia, no? E l'uso di altre sostanze. L'alcol che chiama la cocaina che chiama l'alcol, la sigaretta che chiama la bevuta, insomma, le sostanze si tirano intorno una con l'altra. Il processo di ricaduta, guardate, è stato studiato da pochi autori, sembra una cosa così importante dal punto di vista intuitivo, eppure sono stati pochi gruppi che hanno studiato la ricaduta, che nelle sostanze ha un ruolo centrale, vedete? Allora, l'esposizione allo stimolo, succedono a volte eventi apparentemente insignificanti, piccoli, che però mi lasciano un desiderio di sottofondo, sottotraccia, no? Situazione ad alto rischio, quelle che abbiamo visto prima, le 7 che abbiamo visto prima, l'assunzione della sostanza, però da lì cosa succede? Cos'è l'AVE? È Abstinence Violation Effect, cioè l'effetto della violazione dell'astinenza, l'effetto spergiuro. Mi rendo conto che ho fatto una cretinata e questo mi dà molto fastidio. Gli altri possono dire, ma sì, quello che sia, ma per me, che mi l'ho imposto, è una cosa che non va. Ok, e la ricaduta porta alla ricaduta completa, vedete, no? Il modello, questo qua vedete in alto i fondatori degli Alcolisti Anonimi, loro hanno basato il loro modello sulla ripetizione aiosa, anche nei tempi lunghi, del discorso di dire non devi bere perché se bevi ricadi, e hanno questa modalità che può sembrare folcloristica, ma molto efficace, è ancora il sistema più usato al mondo. Sono 5 anni che non bevo, ma sono un bevitore, sono un alcolista, se bevessi un bicchiere si aprirebbe barra per la ripresa e non voglio fare questo, perciò loro combattono la normalizzazione dell'astensione, il fatto di essere abituati a essere normali, di non avere più le assunzioni di sostanza, perché una persona quando si comporta, tutti noi che abbiamo smesso con qualcosa ci rapportiamo con situazioni ad alto rischio, quelle che abbiamo visto prima, però riusciamo a tenere botta in maniera efficace, questo ci aumenta l'autostima e quindi abbassa di molto la probabilità della ricaduta. Per contro invece, se non riusciamo a tenere botta, vabbè, per una volta facciamo,
diminuisci l'autoefficacia. L'uso della sostanza ci fa sentire i piaceri vecchi che avevamo sentito a quel tempo, ci sentiamo male, sentiamo di aver fatto una cretinata e abbiamo un'alta probabilità di ricaduta. Ma sta nel fatto di abbassare le difese perché col tempo ci siamo abituati ad essere astinenti. Ecco, il modello è di tenere sempre vivace, a volte tenere un diario può servire, tenere alte le difese contro la normalizzazione della ricaduta. Devo tenermi stretta questa grande vittoria, okay, che ho fatto su me stesso e su tutto l'ambiente che mi ha rovinato per tanto tempo. Se ricadiamo, che cosa dobbiamo fare? L'obiettivo principale è imporsi il rientro in terapia. È importantissimo. Noi tendiamo a non farlo perché ci vergogniamo, non lo confessiamo, ma è così. Ci vergogniamo nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri, perché gli operatori ce l'avevano detto, ci avevano avvisato, e tornare lì con la testa bassa è come sentirsi delle cacchette. Ok, eppure bisogna rientrare perché è fondamentale. In gruppo, in terapia, quello che è. Ok, le strategie è riuscire a vedere la ricaduta come un apprendimento per il futuro. Ok, ho capito che se sgarro una volta, a volte una volta, è anche abbastanza. Ok, normalizzare la ricaduta ci poteva stare, me l'aveva anche detto, ma è normale per una persona che ha avuto una storia così lunga come la mia ricadere almeno una volta. Però mi devo rialzare. Qualcuno l'ha anche teorizzato, ha detto solo chi smette di ricadere per due o tre volte riesce veramente a smettere di fumare perché si rende conto. Ci mette il naso come San Tommaso, si rende conto che appena tu molli l'attenzione, ricadi. Guardarsi indietro, guardare avanti, che cosa succederebbe? Siamo servi lì con me stesso, guardati indietro quando stavi bene, guardati avanti, puoi andare avanti così in ricaduta piena come stai facendo adesso? No, per carità, stavo così bene a allora. Torna allora a stare bene. E mantenere un contatto di sostegno che è importantissimo. Ok. D'altra parte, che cosa fa il sistema delle dipendenze per noi? Adesso non il sistema di dipendenze italiano, parliamo nel senso mondiale. Per le dipendenze che affliggono solamente per il fumo 12 milioni di italiani, perciò un sacco, poi sono i bevitori, ci sono più di 100.000 persone in terapia per le dipendenze da droghe pesanti in Italia, ecco. Che cosa viene fatto a livello di ricerca di offerta di farmaci per questi pazienti? Poco. Il disulfiram, l'antabuse, il Tiltox, quel farmaco che ti impedisce di bere se non stai male, 1950, primo farmaco per le dipendenze. Il metadone, dagli anni 60, ci ha messo più di 20 anni ad arrivare in Italia e più di 30 anni per essere usato bene in Italia. Il naltrexone, va bene per bloccare la ricaduta in chi è astinente per gli oppioidi, ma va molto bene anche per l'alcol, anche lì ci ha messo tanto. La nicotina, guardate, cioè non è tantissimo, cioè sì, un bel po' che ci sono le gomme e i cerotti, vedete, e il GHB per esempio, il farmaco più efficace nei gravi bevitori per tirar via la voglia di bere. Non è oro colato l'alcover, il GHB, ma è un farmaco importante ed è impensabile, criminale che alcuni paesi non lo prevedano. La buprenorfina in Italia, che è arrivata nel 2000, e il bupropione per il fumo nel 97, la camprosato, presente in Europa dall'89, in Italia solo nel 2011, ancora adesso poco conosciuto, poco praticato. La varenicrina, uno dei più straordinari sistemi per smettere di fumare, e la citisina, che è molto simile, presente da anche quella da poco tempo. E il flumazenil, questo farmaco straordinario in chi ha una dipendenza da benzodiazepine ad alta dose, ebbene il flumazenil che dal 92, che ha degli studi convincenti, ancora adesso viene usato in 5-6 centri al mondo. Però se noi vediamo di nuovo questa diapositiva che abbiamo già visto, no? Cioè tutte le sostanze, no? E sono poche le terapie agoniste, cioè nel senso che diamo un farmaco che vince gli effetti della sostanza, perché ci sono farmaci che ti impediscono di prenderla perché stai male, ma l'agonista è quello che mima gli effetti della sostanza e come potrei dire se non è zuppo è pan bagnato, ti sfama, anche se non è buono come la droga, perché niente è così buono come la droga per il drogato, in qualche maniera ti sfama e ti permette con una buona motivazione di andare avanti. Sono poche le situazioni. Ce l'abbiamo sicuramente per l'eroina, il metadone e la buprenorfina, ce l'abbiamo
ce l'abbiamo per il tabacco, i cerotti di nicotina, le varie sostanze che abbiamo detto prima. L'alcol, abbiamo il GHB, usato pochissimo e in giro per il mondo. Le benzodiazepine, teoricamente avremmo i flumazeni, molto complesso da fare il discorso, eccetera, restano fuori. Anche la cocaina, non abbiamo un agonista, una sostanza che vada a mettere una pezza su quella cosa. Perché è importante avere un agonista? È così, guardate, questo è lo schema del fumatore di nicotina. Vedete, il fumatore di nicotina, appena cala la nicotina, ne accende un'altra, in modo di avere sempre, di stare sempre questa linea rossa, che è la cosiddetta comfort zone, la zona di conforto per i forti fumatori. Ebbene, quando noi andiamo a dare una gomma nel Nicoretto o dare un cerotto, vedete, siamo molto al di sotto. Ecco perché è importante anche associarle queste due cose qua, perché ci avviciniamo sempre di più alla comfort zone, cioè la zona di conforto. Ecco che se io prendo la tossicodipendenza è una normale malattia mentale. Leggiamo insieme questo scritto, che è importante. La tossicodipendenza, l'alcolismo, come pure la prostituzione, non sono problemi di polizia e non saranno mai risolvibili dai poliziotti. Il primo e il secondo sono problemi medici. E se mai ci può essere una soluzione, andrà cercata da medici specialisti, da strutture mediche apposite, che cercheranno di risolvere quel devastante appetito, il craving, no? Per gli incurabili ci dovrebbero essere delle cliniche che cerchino una soluzione in modo non dissimile da quello che la medicina cerca di fare con tante patologie incurabili che affliggono il genere umano. Bene, chi l'ha detto? Non un direttore di comunità. Non un politico particolarmente illuminato, le sue parole sono poche purtroppo. August Vollmer era il capo della polizia di New York nel 1936. Avercene i poliziotti così. Ok, purtroppo invece la realtà è così. Vedete, questo è un articolo di oggi, la rivista, no? I drogati la supplicano, tu puoi fare il miracolo, la Madonna, il santuario dei tossicodipendenti, dei drogati. Questo non è quello che può essere auspicabile, il miracolo. Medjugorje, molto spesso, sapete quanti tossicodipendenti vanno a Medjugorje pensando di ricevere la grazia, eccetera, no? Non è questo il sistema, non è che ti lascio giù nell'isoletta e tu smetti di fumare perché non puoi fare altro, perché l'isolamento può funzionare per un pochino, ma non può funzionare a lungo. O questo è il sistema cinese, queste sono donne tossicodipendenti dall'eroina, tenute in queste caserme, vedete la felicità si legge sui loro volti, vedete quanto sono contente e questo probabilmente quando verranno lasciate libere dopo il programma di rieducazione molto duro, con ogni probabilità torneranno a drogarsi, anche se questo costerà loro molte punizioni. Vedete, i SERT in Italia sono circa 500, sono poco meno di 600, ci lavorano medici, psichiatri, internisti, infermieri, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, personale amministrativo. Guardate che i SERT non ci sono in tutto il mondo, anzi sono pochissimi i paesi che hanno i SERT come abbiamo in Italia, sfruttate da questa realtà, perché è una realtà pluriprofessionale specifica per le tossicodipendenze. Qualcuno dice sono andato, non mi trovo bene, guardate però è la soluzione migliore che potete trovare. Perché un servizio così polispecialistico altri paesi non ce l'hanno. Perché la storia naturale della tossicodipendenza l'abbiamo detta, l'acquisisci, tanti non l'acquisiscono per fortuna, usano le sostanze ma non acquisiscono la dipendenza. L'acquisisci, poi la mantieni, diventa la tua quotidianità e poi qualcuno smette, anzi molti smettono, però trasmettere e tornare indietro il passo a volte è molto breve, come abbiamo visto, il processo della ricaduta. Chi ci sta vicino? Con le dipendenze, quando c'è una persona che ha un problema di dipendenza, vale il principio del bastone e della carota. Non è che bisogna sempre essere buoni, tutte vinte, bisogna essere sempre, non te ne do mai una vinta. Bene o male, come tutte le cose, dobbiamo premere l'acceleratore e il freno. Il bastone e la carota, in poche parole. Un ruolo maschile, che non necessariamente deve essere un maschio di genere maschile, ma un ruolo maschile che vuol dire semplicemente, simbolicamente, ti porto verso l'obiettivo, faccio la guida, sono severo, niente sgarri, esigo il rispetto delle regole, sarò intransigente. Ti aiuto, ma sono intransigente. È un ruolo femminile, che ripeto, non legato al genere femminile, ma un ruolo femminile, cioè che ti capisco, a volte si può sbagliare, ti perdono,
ti sostengo, anche se sbagli, anche se a volte non lo meriti. E in poche parole, questa immagine, questa molto bella, l'ultimo quadro di Rembrandt, a me piace particolarmente, si trova all'Ermitage di San Pietroburgo, vedete, riprende la parabola evangelica del Padre Misericordioso, vedete, le due mani, la luce è tutta sulle mani, c'è cioè una mano gentile, quindi femminile, cioè quindi materna che ti sostiene, e una mano paterna, nodosa, che esige però rispetto. Prima di lasciarci, chi vuole saperne di più, in sostanza, vi ricordo il nostro manuale dove queste cose qua sono spiegate non bene, ancora di più, perché sono spiegate da molti autori, da lavori di 17 università, di cui molte estere, proprio in italiano chiaramente, si trova in rete e si può consultare liberamente. Se non vuole la copia stampa, non è in commercio, ma può chiederla a noi. Vedete, poi ci sono due libri che abbiamo scritto, Renzo Segale ed io, sulle storie romanzate del nostro reparto. Sono romanzi. L'obiettivo era spiegare le dipendenze attraverso le storie dei nostri pazienti, naturalmente camuffate. Mi piace dirvi questo. Siamo 2500 anni prima di Cristo. Questo imperatore dice che i medici mediocri curano le malattie manifeste, quando ti ammali. I medici ordinari curano le malattie incombenti, appena prima che succedano. I bravi medici ne prevengono. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che tutto ciò vi sia servito e vi saluto.